sono all'interno del mondo della grande distribuzione, Rosario Aceto, responsabile della GDO per quanto riguarda il reinserimento di una nuova molisana. Rientriamo alla grande, abbiamo preso già dei gruppi abbastanza importanti, tipo Bennett, tipo Finiper, tipo Gigante. E rientriamo con molta caparbietà e con la nostra qualità che ha sempre distinto questo marchio. Siamo un nuovo management per quanto riguarda l'azienda, un'azienda abbastanza giovane, snella. Siamo un'azienda elastica, un'azienda dinamica e vogliamo prendere quote di mercato che eravamo prima. Amministratore delegato della Molisana SPA, una nuova vita per un'azienda che da circa 60 giorni, diciamo, un management completamente nuovo, dinamico, giovane. E adesso abbiamo fatto diversi eventi importanti, il primo questo Tutto Food molto luminoso, molto chiaro, questa è la nuova immagine dell'azienda, a brevissimo il cambio di tutto il pack, quindi il packaging per rendere molto più attuale, più pulito, più bianco, essenziale la nuova linea. E poi si investe sulle persone, sono le persone che fanno l'azienda, dal grano alla molitura, alla pastificazione, alla distribuzione. Gustare per credere, lo possiamo dire? Certamente. Incontriamo la responsabile marketing Rossella Ferro, la Molisana, una realtà nuova rilevata dal gruppo Ferro con una grande esperienza. Sì, per noi si tratta chiaramente di una importante acquisizione che ci consente di integrare l'intera filiera della pasta, in quanto noi nasciamo nel 1910 come mugnai, quindi poter veramente controllare tutto il processo industriale, dalla scelta dei migliori grani alla produzione del migliore blend per poi fare una pasta d'eccezione. Innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione. Flavio Ferro, responsabile dello stabilimento della Molisana. Molisana nasce come brand Teflon, al Teflon, quindi l'esaltazione del giallo è la sostanza e ciò che si cerca e si ricerca nell'attenzione del consumatore. Oggi Molisana propone anche il bronzo in alternativa, con un appeal diverso, una consistenza maggiore, con formati che partono dalle linguine per la lunga, ai nuovi rigatoni al bronzo per la corta e soprattutto ad un pacchero, quindi un formato molto mediterraneo che intendiamo implementare nella nostra gamma. Si può accontentare nord e sud contemporaneamente. Abbiamo fatto un'Italia unita, sempre ovviamente griffata la Molisana.